Salve amici di Oggi Insieme Magazine, oggi siamo al Moonshine qui a Verano Patenora, siamo con Marco Morandi. Allora Marco, porteresti in scena il tuo spettacolo, puoi parlarci un po' di cosa si tratta? Sì, è uno spettacolo che porto in giro già da qualche tempo, è uno spettacolo che parla di me, si chiama Nel nome del padre, storia di un figlio di, e quindi diciamo la mia vita particolare di questo di Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, quindi in continuo rapporto anche con un pubblico curioso di aneddoti, curioso di notizie. Quindi io appunto racconterò la mia storia, racconterò molti aneddoti, canterò canzoni mie, ma anche canzoni che hanno segnato la mia vita artistica, di personaggi che ho avuto la fortuna anche di conoscere personalmente, come Dalla, De Gregori, Rino Gaetano, eccetera. E quindi si parla di me in maniera molto ironica, mi prenderò in giro anche mio padre, che in qualche modo prenderà parte allo spettacolo come disturbatore. Senti, ti volevo chiedere, per quanto riguarda il fatto di essere un figlio d'arte, pensi che ti abbia avvantaggiato oppure hai sentito il peso? Cosa significa per te? Cosa ha significato nella tua carriera essere il figlio di Gianni Morandi? Beh, a questa risposta in qualche modo rispondo proprio con lo spettacolo, perché diciamo che l'ho voluto fare proprio per questa esigenza di rispondere un po' a tutti a queste domande, che sono ovviamente plausibili e giuste, e quindi spiego un po' cosa significa essere figlio di Gianni Morandi, cosa significa, cosa mi viene detto continuamente, cosa ho provato, qual è stata la mia formazione, il mio rapporto con lui. Ovviamente sono le domande principali che mi vengono fatte, c'è una molta curiosità, e proprio io ve l'ho detto, sai, cioè, rispondo a tutti come uno spettacolo, faccio prima, sennò ogni volta rispondo a tutti contemporaneamente. Benissimo, volevo chiederti, tu non sei nuovo nell'Arto Casertano, perché già ci sei venuto a trovare con la Rena che non vende. Volevo chiederti, che idea ti sei fatto di questo pubblico e di questa terra? Beh, sono venuto qua spesso non solo con la Rino Gaetano Band, ma anche in altre occasioni. Insomma, io ormai sono quasi 20 anni che faccio questo mestiere, e ci venivo per Cento Letto, ma poi anche da solo. Io ho girato un po' tutta l'Italia e devo dire che l'affetto si trova un po' ovunque. In queste zone c'è forse un po' più di calore, come dire, anche di partecipazione durante gli spettacoli, e sono felice insomma di tornare. Spero di ritornare anche con i rinominati, in realtà adesso si chiamano rinominati, una parte del gruppo si è separata, vabbè, insomma adesso non entriamo in particolari, però sicuramente batteremo queste zone come ho sempre fatto. Benissimo, allora diamo appuntamento al Moonshine quando? Al Moonshine il 19 marzo, proprio il giorno della festa del papà, e quindi Nel nome del padre mi sembrava a tutti uno spettacolo adatto per quel giorno, quindi 19 marzo al Moonshine. Spettacolo cena, ci vediamo qui, si ride. Benissimo, diamo appuntamento con Marco Morandi, quindi per lo spettacolo Moonshine a Verano Patenora. Salve amici.